Ciao a tutti, un saluto da parte di AILAMUS, la nostra associazione culturale di promozione sociale. Con la breve intervista di oggi vogliamo dare un contributo e una testimonianza della nostra poliedrica attività. Il personaggio che intervisterò oggi è un giovane musicoterapeuta e musicista. Partiamo subito con la prima domanda. Allora, innanzitutto, chi sei e cosa fai? Buongiorno, sono Marco Giannini, ho 29 anni, sono musicista e musicoterapista. Lavoro come insegnante di chitarra presso un music club da circa 8 anni e da 5 anni lavoro con la musicoterapia. Attualmente lavoro presso il centro medico del Don Calabria. Senti Marco, che cos'è la musicoterapia? Ecco, ad esempio un intervento di musicoterapia si può fare dove c'è una problematicità nella comunicazione verbale, abbiamo una tetraparesi, abbiamo una persona che non riesce a comunicare attraverso la parola, andiamo a utilizzare l'utilizzo degli strumenti e del sonoro per comunicare una cosa non verbalmente, attraverso, ripeto, gli elementi sonori. Come viene riconosciuta la musicoterapia a livello nazionale ed internazionale? Dunque, allo stato attuale la musicoterapia non è riconosciuta dallo Stato italiano come terapia medica. C'è da dire tuttavia che c'è in fase di legislazione un'approvazione del riconoscimento della musicoterapia. Ecco, consideriamo che a livello internazionale la musicoterapia invece è riconosciuta, il musicoterapista è all'interno dell'apparato sanitario, è all'interno degli ospedali e appunto viene riconosciuto al pari di qualsiasi altro terapista. Considerando che appunto la musicoterapia ha dei risultati molto buoni, molto efficaci, ci auguriamo che anche in Italia avvenga il riconoscimento del musicoterapista, come sta già succedendo ed è già successo in tutto il nord Europa. Cosa ne pensa Marco, la gente, della musicoterapia? In realtà, che cos'è la musicoterapia? Allora, succede spesso che la gente abbia una visione erronea della musicoterapia. Questo dovuto al fatto che non è entrata ancora nella cultura comune e dunque tutti si fanno un po' la loro idea sulla musicoterapia. La cosa più frequente che succede è pensare che la musicoterapia sia un'attività per rilassare la gente, con qualche musica rilassante, intendiamoci, oppure una facilitazione musicale. In realtà la musicoterapia è questo, ma poco, in parte è questo. Ripeto, il concetto base della musicoterapia è la terapia stessa, una chiave importante è comunicazione. Musicoterapia è comunicazione come terapia e come cura. Quali sono le difficoltà più frequenti che incontra un musicoterapista? Allora, in buona sostanza, le difficoltà del musicoterapista sono le difficoltà che qualsiasi terapista si trova ad avere, terapisti che lavorano nel sociale in genere, o operatori, ecco. Perciò il distacco terapeutico, il fatto di riuscire a tenere una certa distanza dal paziente e direi anche di preservare le proprie energie, perché dobbiamo lavorare una settimana intera e se prosciughiamo le nostre energie in una sola giornata non riusciamo a portare a termine i nostri obiettivi in termini terapeutici. Qual è, Marco, la soddisfazione maggiore che ricordi del tuo lavoro? Ma devo dire che sono diverse le soddisfazioni che ho avuto nel corso degli anni lavorando con la musicoterapia. Ci sono state molteplici esperienze positive. Devo dire in buona sostanza che le soddisfazioni migliori sono da rivedersi proprio all'inizio, quando ancora iniziavo a capire cos'era la musicoterapia. Quando hai una tetraparesi, una persona che non parla, non comunica, e vedi che può comunicare il tuo stesso linguaggio attraverso gli elementi musicali, quando dunque vedi la comunicazione dove sembra proprio che non ci sia nulla da fare, beh, questa direi che è una grande soddisfazione.